prende via la finale junior senior maschi, 5.000 punti, 17 giri, superato il primo giro, quello della campana, nel prossimo passaggio, meno 16, verranno assegnati punti validi, non 28 come da iscrizione, ma 26, presenti al via, sono stati assenti con il numero 256, Rocco Alessio, con il numero 586, Eduardo. Siamo già alla situazione dei primi punti in palio. Guadagna due punti, la concorrente 974, Petoni Marco, la concorrente numero 47, Risoli Andrea. I primi punti messi in salto, provando il numero 16, siamo solo in mezzo. Traguardo prossimo, meno 15, ancora punti validi. Guadagna due punti, la concorrente 365. La concorrente 974, Pedone Marco, nel bacio di Bercia, con 3 punti conquistati, questo dopo il traguardo appena superato nel 2013, per breve saremo meno 14. Guadagna due punti, la concorrente 388, Silva Paolo, questo meno 14 dalla conclusione. In breve sarà il numero 13 evidenziato sulla quota giri. Guadagna due punti la concorrente numero 2, il concorrente 117. Quello che è successo sulla traguardo del 13. Guadagna due punti la concorrente 364, Fabio Quadrelle sui primi punti. Guadagna il concorrente 388, Salino Enrico, all'arrivo 2, sarà quota 3 punti conquistati nello svolgimento della sua gara. Guadagna due punti la concorrente 388, Salino Enrico del 3-5, e ne guadagna uno il concorrente numero 364, Fabio Quadrelle. Sale a quota 3 punti conquistati sino a questo momento della gara. Questo tandem di atleti che ha guadagnato il marchio di rispetto di vantaggio per 7 ore di prova massima per portarlo. Stava diminuendo il torneo. Guadagna infatti due punti, concorrente 364, Quadrelle Fabio, non diversi 4.5, ed un punto la conquista il concorrente 388, Salino Enrico, questa è la quota 6 punti conquistati. Questo dopo aver superato il traguardo del 10 e del 8. Ripete, non hanno una situazione a posizioni inverse, quindi guadagna due punti. Il concorrente 388 Salino Enrico aveva 6 punti, sale a 8, e ne guadagna uno il concorrente 364 Fabio Quadrelle, alle 15 si porta a 6 punti. Questo margine di vantaggio consente ai due concorrenti di compiere pieno su questi passaggi, infatti adesso conquista dei punti il concorrente 364 Fabio Quadrelle, aveva 6 punti, sale a 8, e ne guadagna uno il concorrente 388 Salino Enrico, aveva 8 punti, sale a quota 9 punti conquistati. Altro passaggio, siamo a meno 6. E anche in questo caso a condizioni inverse lo stesso risultato del passo precedente, quindi due punti al concorrente 288 Enrico Salino, che si porta a 11 punti per il nuovo in precedenza, e due punti per il concorrente 364 Quadrelle, a 8, che si porta a 9 punti conquistati sino a questo momento. Dai Luca!
supportando la Gromena presto a lungo, infatti ancora di punti per il concorrente che ci fa il 64 Fabio Covarella, numero 9 Salerno 11, ed un punto per il concorrente numero 388 Salerno Ripper, numero 11, si porta a quota 12 punti conquistati. Siamo in prossimità dei 5 al termine, stiamo dopo entrando. Identica situazione del passato precedente, degli appunti per il concorrente che c'è stato 64, Fabio Covarella aveva 11 punti, sale a quota 13, un punto per il concorrente 388, Salino che si porta a 13 punti conquistati a sua volta. Nello svolgimento di questa prova, questa finale. Intanto Fabio Covarella sta ulteriormente allungando il passato compagno di fuga, tenendo prima il traguardo dopo aver conquistato qualche margine di vantaggio per i confronti del suo retto avversario. Quindi più punti ancora Fabio Covarella, che dai suoi 13 punti schizza 15, mentre alle sue spalle si meno regola la 13 da meno punto 14 punti conquistati. Ancora Fabio Covarella a conquistare due punti, si porta a 17 punti conquistati ed un punto a Salino che si porta a 15 punti conquistati. Siamo ormai al giro del termine, praticamente abbiamo con 17 punti Fabio Covarella, 15 punti per Salino, 3 punti per Covarella, un punto per Andrea Riso e un punto per Romero Lecimetto. Ancora due punti per il concorrente 364 Fabio Covarella, numero 17 Baccellano, ed un punto questa volta lo conquista il concorrente 364 Marco Donne, che rappresenta è riuscito a riassorbire l'allungo di Fabio Covarella, che si avvia a conquistare anche gli ultimi punti volanti. Infatti due punti ancora per Fabio Covarella, 364 che dai 19 che aveva si porta a 21, ed un punto se lo aggiudica con 445 che si ha Lorenzo il suo primo punto in questa gara. Quindi il prossimo punto 21 punti per Covarella, 15 punti a Enrico Salino, 4 punti Marco Vedò, 2 punti per Luca Filippo, 1 punto per Andrea Risoli, 1 punto per Emanuele Frigo, 1 punto per Lorenzo Cassese. Quindi si è tanto importante la rete finale per le prime posizioni che sembrano essere definite in forma di canzanetto, come per le rimanenti posizioni a restare dalle prime classificate. Adesso verificheremo chiaramente l'ordine di arrivo sul traguardo finale per analizzare bene questa classifica, che ripeto, sempre in termini di tutto, cioè sì, lascia abbastanza in discussione le prime due posizioni, grazie a quella lunga.